Benvenuti a tutti, finalmente in voce. Si è tolta l'influenza che avevo una tosse, quindi dovevo iniziare questa avventura, questa carriera piloti e boh, questo canale tratta, attenzione, questo canale tratta tutti i giochi competitivi tipo calcio, moto, Formula 1, assetto competizione, corse, racing, tutto un po' di più. Continuiamo questa carriera, siamo andati in Gran Bretagna, prossima tappa, vai al Gran Premio. Vediamo un po', Gran Bretagna, quindi abbiamo la qualifica 1 e la qualifica 2, saltiamo le prove, se diventa troppo. Questa è troppo lunga, diciamo la registrazione. Questa è la Moto 2, non c'è la gara sprint. È finito questo campionato, andremo in MotoGP. Iniziamo, vediamo un po' com'è questo weekend. Ricordiamo che noi siamo in metà classifica del mondiale. Vediamo un po' questo circuito, com'è. Mi sembra un po' insidioso questo, quindi questa pista è asciutto, quindi non è prevista pioggia. A vedere che ci consigliano le soft gomme soft per il giro. Che dite, usciamo adesso o vediamo un po' come il tempo da battere? Vediamo, acceleriamo un po', 10 minuti, quindi diamo 5-6 minuti di giri per battere il tempo. Vediamo dove ci qualifichiamo. Partenza in pista. Ricordo che io ecco qua, vediamo un po'. Pilota automatico. Ecco qua. Terza, quarta, scaliamo, staccata piano. Mi sembra un circuito abbastanza largo, quindi molto competitivo questa pista. Vediamo un po', lanciamoci, giro veloce, abbiamo qualcuno davanti sperando che non ci distrae. Questa prima curva è tremenda, largo, scodata. Le gomme sono abbastanza in temperatura. Vediamo un po'. È brutta questa curva, bisogna farla in prima, dai la terza e dai la quarta, va, è tutto gas. È difficile questo, attenzione scodata, cuciamo il cordolo più che si può, stirata sulla destra. Vediamo come va questa prima. Tempo da battere più 2. Siamo 2 secondi su. Ecco qua la S. Attenzione. Bisogna abbassarsi bene, subito, veloce. La moto tiene bene questo circuito, devo dire. Quarta, quinta, giù di sesta, dai. Scalata, usciamo al cordolo. Ottima, molto veloce questa curva, questa pista un po' lunghetta, siamo andati un po' sul cordolo. Usciamo il cordolo, è chicane, tutto a destra e andiamo sul traguardo, 2,8, siamo 16, P16, bisogna accelerare un po'.
punti alla fine del bisogna qualificarsi almeno ai primi quattro. Non è facile, non è facile, è una pista molto difficile. Sembra facile ma molto competitiva. Prendiamoci meno, mi piace molto questo meno 8-9 decimi, quasi meno un secondo. Dovremmo scendere sotto i 2,5, 2,6 questo giro. Stillett cerca di recuperare, è un secondo sotto, ancora, cioè, troppo non giriamo come la polpa. Abbiamo cucito il cordo, guarda, subito 1,4, stiamo perdendo. Riusciamo a prendere la scia di quello davanti. Pallaggio. Abbiamo perso qua, andate sull'erba, pinta i 10. Che cazzo stiamo? Quasi, P16, purtroppo giriamo lenti. Ci giochiamo tutto sulla la Q2 variabile, tempo variabile, può piovere ragazzi, può piovere e questa è la svolta. Asfalto 28 gradi, aria 17 gradi. Andiamo a vedere, dai. Partiamo in 16. Non ho visto. Allora, partiamo con soft. Io azzarderei, visto che può piovere, azzarderei le morbide. Che dite? Piovere a metà gara. Partirei con le gomme morbide. Ah, è un azzardo, dai. Proviamo. Se piove abbiamo speranza. Mamma mia, partiamo proprio in fondo ragazzi. Partiamo trentesimi addirittura. Bella partenza, bella. Stacchiamo all'interno. 17. Attenzione, bagarre. Traffico in pista. Cerchiamo. Troppo larghi, però possiamo prenderci lì. Attenzione al compagno Bretella, come cazzo si chiama lui. Andiamo avanti. P16. Prendiamoci la scia. Ecco che cerchiamo di essere un po' sull'interno, ma allarghiamo troppo. Scalare in prima, che volano troppo. La tosse qua non mi abbandonerà mai, dovrò convivere. Troppo larghi
La gomma è fredda e con le morbide c'era da aspettarsi. Però è molto aggressivo stiletto. Doppia Shigan. Prendo la scia di Fog, non lo so come si chiama. Troppo larghi era. Attenzione, qua mi danno qualche penalità sicuro. Meno male che non è caduto nessuno. Tagliamo all'interno, mi chiude la strada. Aia, aia, aia. Prendiamo la scia. Ci prendiamo all'interno, niente. Sotto inchiesta, mettere ancorino. Ci danno penalità. Anzi, una speranza che metà gara piove, se no qua faremo una gara anonima. Prendiamo la scia da sci, stacchiamo all'esterno, niente da fare. Molto aggressiva sci, ma qua ci cuciamo il cordolo, niente da fare. Non si riesce a passare, secondo me per le gomme abbiamo fatto una scelta errata. Se no piove siamo in mezzo. Niente, è tosto questo danno, è tosto. Doppia stirata, niente, ancora tripla stirata, niente da fare. Laghiamo un po', non lo so perché. Niente da fare, ragazzi, ma ci resiste. Purtroppo con l'uscita usciamo un po' il cuore, scodata, attenzione, purtroppo la gomma posteriore non riesce a scaldarsi e sta piovendo. Ecco qua, adesso sì. Secondo giro, quindi vai a manetta con la gomma morbida. Dovremmo avere dei vantaggi. Larghissimo, siamo per la scodata, stiamo perdendo. Ecco qua, la gomma dovrebbe dare i suoi frutti. Vedete, cominciamo a andare in temperatura. Abbiamo consumato un po' di gomma dietro, però davanti ci siamo, è nuova. Davanti battistrada è nuovo, quindi scodiamo un po', però dovremmo recuperare un po' di decimi. Sessione interrotta. Purtroppo si riparte. Gomma da bagnato. Dai, si riparte. Non è la Formula 1 qua, però si parte un po' più avanti, dai, a centro, vista.
19esimo. Togliamoci un po' dal traffico qua che è pericoloso. Abbiamo recuperato qualche posizione, dobbiamo andare a punti, l'obiettivo è andare a punti, 4 giri al termine, piove, secondo me. Noi abbiamo sbagliato la strategia, dobbiamo partire dalle soft e recuperare qualche posizione e poi ripartire con la pioggia in posizione un po' più avanzata. Abbiamo recuperato qualche posizione, cioè 19esima, 30esima, 11 posizioni non sono poche. Purtroppo piove e questi davanti non mollano, niente da fare. Dobbiamo cercare di raggiungere il gruppone qua e buttarci un po' nella bagarre per recuperare qualche posizione, arrivare nel top 10 che ci permetterebbe di guadagnare qualche punticino per il mondiale. Aree davanti stiamo cercando di recuperare, siamo troppo, la moto tende ad allargarsi, è un po' da qua, guarda, un po' zanga. Pioggia, piove, attenzione ai cordoli che qua voliamo. 2.18, ottimo, 2.18. Bisogna non andare sui cordoli, attenzione. Buttarci dentro, ci buttiamo, niente, ci proviamo un'altra staccata, siamo a metà gara, altri due giri, cerchiamo di recuperare qualche posizione, sarà molto difficile arrivare in P10. Dai, stringiamo che recuperiamo. Uscita molto veloce. Distilletta. Andiamo dietro che scodiamo. Attenzione, abbiamo recuperato. Purtroppo se non si tolgono dai maroni questi due, mi fanno da tappo. Ecco qua, niente, mi chiude la strada, mi chiude la porta in faccia e riusciamo ad infilarlo, infiliamo Fock, andiamo a caccia del gruppone, con la scia di Are, tengo attaccato a lui così possiamo raggiungere il gruppo davanti. Ultima chicane, tutta a destra, attenzione al cordolì. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Abbiamo stretto bene qua, abbiamo recuperato.
Ecco, abbiamo perso tutto, no? Abbiamo perso. Secondo e 20, quindi le gomme cominciano a consumarsi, Battistrada comincia a lasciarci questa goccia di acqua davanti al casco che non ti fa vedere niente, non si riesce più a beccarlo. Dobbiamo essere più aggressivi, ragazzi. Era una gara difficile, ho detto. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Abbiamo recuperato qualcosa, eh? Andata, raga. E qui finì. Scivolata. Ho frenato troppo. Ci sta. Ritorniamo nelle retrovie. Ormai la gomma dietro è ingestibile, questa. Una moto è ingestibile, purtroppo abbiamo spinto tanto, siamo andati sul cordolo e siamo scivolati. L'ultimo giro, ci rifaremo alla prossima. Dobbiamo fare il nostro giro di boa, non è che inizia alla grande, inizia con la 25, P25. Ultime curve, vediamo se riusciamo a prendere sasso, ma è difficile, ormai è finita, siamo volati giù, troppe cordole, la scalata di marcia ci ha fatto trazione, siamo scivolati come le pere cotte. Stirata a destra, abbiamo beccato qualcuno, recuperato un po', peccato, ultimo giro potevamo cercare di andare in top 10. Non è così. Ultima curva è finita, dai. Delusione da parte di Stillet. Vediamo qua la classifica. Ci troviamo a meno 101 dal primo. 93. 98 Dixon, Gonzalez, abbiamo Arbolino, Lopez, Aldeguer, Garcia, Vietti e Roberts che sta vincendo il mondiale. Dopo la nostra scuderia Bosco Scuro è molto buio, è la Calex la nostra,
Addirittura siamo tallonati dalla Bosco Oscuro. Vabbè, raga, abbiamo concluso il prossimo ricompensa, figurati. Vediamo il prossimo obiettivo. Quale sarà? Mettere punto. Prossimo Gran Premio sarà quella di Australia, mi sembra. Red Bull Ring della Spielberg, 13º Gran Premio, quindi siamo quasi, siamo al giro di boa e vediamo se riusciamo a fare qualche vittoria. Ragazzi, io vi saluto e vi invito a, se volete, a mettere mi piace se il video vi è piaciucchiato. Siamo all'inizio, se ci sono qualcosa che non va a livello tecnico, sto aggiustando, sto a organizzarmi. Quando ho tempo mi organizzo e sto cercando di mettere a punto tutto per fare le cose per bene, per darvi un'immagine, un video piacevole. Quindi, se volete, seguitemi, iscrivetevi al canale e alla prossima gara. Ciao.